rendere assenti, la moda possiamo rendere assenti, la moda si conferma molto di Fiorello d'Occhiello dell'artigianato partigiano. Ma allora stasera esaltiamo la moda marchigiana qui a San Benedetto. Questo è un evento importante che stasera dovrebbe essere il decennale di Fashion Mood, quindi Eccellenza in Passerella. Per noi è molto importante sia a livello locale ma anche a livello regionale, un contesto che va oltre i confini regionali ma addirittura nazionali per esaltare il nostro artigianato che è quello della moda. E stasera vedremo, penso e spero di vedere, delle grandissime esaltazioni artistiche da parte di questo istituto del Sacconi Ceci, quindi vediamo le nuove leve, i nuovi ragazzi, quello che riusciranno a portare ad esaltare ancora di più la moda nelle marche. L'artigianato è un comparto che è continuamente chiamato a nuove sfide, dalla pandemia e ora l'avanzamento delle nuove medie tecnologiche. Con la regione come è vicino a questo settore così importante per le marche? Ma noi ci siamo già con una filiera importante, soprattutto anche con l'emanazione e proposizione di ulteriori bandi, sostegno. Cerchiamo di finanziare tutta la filiera dall'inizio alla fine per portare avanti quello che è il nostro fiore all'occhiello, il Made in Italy, soprattutto nel campo della moda, e dobbiamo rilanciare sempre di più tutti i nostri settori che sono tipici della nostra marchigianità, della nostra territorialità, per portarle poi ai confini, alle sfide nazionali e fuori dai confini italiani. Il recente tavolo della moda in regione, insomma, le richieste e strategie per affrontare questo momento di crisi, dare anche futuro a questi giovani che hanno tanto coraggio oggi in Passerella. Ma sicuramente dobbiamo pensare a nuove sfide, quello che dicevamo prima, la sostenibilità, quindi ragionare più su un connubio importante tra la sostenibilità, quindi i materiali ambientali, quindi andare su molto settore ecologico e soprattutto innovativo, quindi lavorare veramente sulla filiera, un'economia circolare che ci porta a veramente a miscelare questi nuovi prodotti anche con nuove tecniche innovative di produzione.